La sezione e l'intera mostra aprono con un dipinto di Arnold Böcklin del 1880. Direi che tutta la prima parte della nostra esposizione è costruita nel segno di Böcklin, uno dei grandi protagonisti della cultura e dell'arte europea fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Böcklin è portatore di un linguaggio pittorico, ma di un pensiero, che si manifestano in una serie di opere divenute icone di un passaggio di secolo fondamentale. Ricordiamo anche l'Isola dei Morti e queste rovine sul mare, che poi realizza in più di una versione, che hanno una serie di imitatori, di seguaci, di ammiratori appassionati nei confronti della sapienza pittorica e di questa atmosfera squisitamente nordica e squisitamente misteriosa anche, che pervade e che dà la qualificazione al dipinto nel suo insieme.